Deontologia forense, video lezione numero 1. L'ordinamento forense in generale. Queste video lezioni sono state realizzate dall'avvocato Davide Tutino del Foro di Catania e il principale testo di riferimento è il manuale Ordinamento forense e deontologico della Giuffrè Danovi, edizione 2016. In questa videolezione tratteremo, per l'appunto, l'ordinamento forense in generale. Il Codice Civile stabilisce che, per esercitare una professione, è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Inoltre, l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e il potere disciplinare sugli iscritti spetta agli organi professionali. La professione forense, dopo una serie di norme che si sono susseguite negli anni, è stata modificata in ultimo con la legge numero 247 del 2012, definita appunto la legge professionale forense. L'ordine forense. Il legislatore ha espressamente stabilito che gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense. A sua volta l'ordine forense si articola nei consigli degli ordini circondariali e nel Consiglio Nazionale Forense. Il Consiglio dell'Ordine Circondariale. L'ordine circondariale è costituito presso ogni tribunale da tutti gli avvocati che hanno domicilio professionale e sono iscritti nel circondario. Il Consiglio ha sede presso il tribunale. Gli iscritti eleggono i componenti del Consiglio dell'Ordine in numero variabile, in dipendenza cioè dal numero degli iscritti. Le elezioni si svolgono nel mese di gennaio, successivo alla scadenza del Consiglio, secondo alcuni principi. Il voto è segreto, deve esserci un equilibrio tra i generi, e cioè il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti, non hanno diritto di voto gli avvocati sospesi, possono essere eletti gli iscritti che hanno diritto di voto e non abbiano riportato nei 5 anni precedenti una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Inoltre, i consiglieri non possono essere eletti per più di 2 mandati. La ricandidatura è possibile solo quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti. Il consiglio dell'ordine dura in carica per 4 anni. Contro i risultati delle elezioni, ciascun avvocato può proporre reclamo al Consiglio Nazionale Forense entro 10 giorni dalla proclamazione, non sospendendone tuttavia l'insediamento del nuovo Consiglio. Gli organi del Consiglio. I membri del Consiglio nominano con la maggioranza dei voti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta il Consiglio di cui convoca e presiede l'Assemblea. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o dal componente più anziano d'età. L'Assemblea è valida solo se vi partecipano la maggioranza dei membri. Invece, la deliberazione del Consiglio è valida solo se è adottata dalla maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. A tutela dell'imparzialità e soprattutto per evitare abusi, è stato specificamente previsto che ai componenti del Consiglio dell'Ordine non possono essere conferiti incarichi giudiziari dai magistrati per il tempo in cui durano in carica. È previsto altresì dalla legge sulla professione forense che presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori con compiti specifici sulla gestione patrimoniale del consiglio, il comitato pari opportunità, lo sportello per il cittadino e l'osservatorio locale. Inoltre, il consiglio dell'ordine provvede ad eleggere i componenti del consiglio distrettuale di disciplina
che è l'organo competente ad istruire e definire i procedimenti disciplinari contro gli avvocati. Compiti del Consiglio dell'Ordine. Innanzitutto l'ordine circonderiale rappresenta l'avvocatura a livello locale. Per quanto riguarda i mezzi che il Consiglio deve adottare per il raggiungimento degli obiettivi, la legge professionale stabilisce che il Consiglio interviene attraverso propri regolamenti, provvede ad istituire ed organizzare la scuola forense per il tirocinio, i corsi per le specializzazioni, gli eventi per la formazione continua e le camere arbitrali e di conciliazione. I compiti più importanti del Consiglio sono la tenuta degli albi e dei registri degli avvocati, il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale, elegge i componenti del Consiglio distrettuale di disciplina e soprattutto la liquidazione dei compensi. Inoltre, i consigli dell'ordine debbono favorire la negoziazione assistita, e cioè l'accordo con cui gli avvocati di parti contrapposte esprimono la volontà di comporre la lite. Il Consiglio Nazionale Forense. Il CNF è un organo giurisdizionale speciale ed esercita un potere dello Stato. È costituito presso il Ministero della Giustizia ed è formato dai componenti eletti in ciascun distretto di corte di appello. I componenti del CNF durano in carica per 4 anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di 2 volte. Possono essere eletti solo gli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, e anche per il CNF vige l'ineleggibilità per coloro i quali abbiano riportato nei 5 anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento. Le principali funzioni del CNF sono: si pronuncia sui reclami avverso i procedimenti disciplinari e in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica. Si pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali, provvede all'emanazione e all'aggiornamento del codice deontologico, provvede con regolamento a regolare il proprio funzionamento e quello degli organi circondariali, cura della tenuta e dell'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, dell'elenco nazionale degli avvocati e dei difensori d'ufficio, convoca il Congresso nazionale. Sono organi del CNF e formano il Consiglio di Presidenza, il Presidente, 2 vicepresidenti, il segretario e il tesoriere. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno 1/4 dei componenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente. Il CNF ha istituito l'Osservatorio Permanente sull'esercizio della giurisdizione, il cui scopo è quello di raccogliere dati ed elaborare proposte per una più efficiente amministrazione della giustizia. Il Collegio dei Revisori. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Presidente del Tribunale. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi ed un supplente, nominati appunto dal Presidente del Tribunale e scelti tra avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. Per gli ordini con meno di 3.500 iscritti, la funzione è svolta da un revisore unico. I revisori durano in carica 4 anni e possono essere confermati per non più di 2 volte consecutive. Per il Consiglio Nazionale Forense il controllo contabile è svolto da un collegio di 3 revisori dei conti nominato dal primo presidente della Cassazione. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. La Cassa Forense è l'ente previdenziale italiano presso cui debbono essere obbligatoriamente assicurati tutti gli avvocati italiani che esercitano la professione con carattere di continuità. La Cassa Forense è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Organi della cassa sono il presidente, il comitato dei delegati, il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva, il collegio dei sindaci. I principi su cui si basa la previdenza forense sono l'iscrizione obbligatoria per tutti gli avvocati che esercitano l'attività, la proporzionalità della contribuzione, il principio solidaristico, l'autonomia della organizzazione previdenziale. Il Congresso Nazionale Forense. Il Congresso Nazionale Forense è la massima assise dell'avvocatura italiana ed ha il compito di trattare e formulare proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense. Il Congresso è infatti l'assise in cui confluiscono attraverso un processo elettorale, mediante la votazione di delegati in tutti i fori, le istituzioni ed associazioni forensi e i singoli avvocati. Durante il Congresso vi è il confronto pubblico dell'avvocatura su tutti i temi più importanti della giustizia e della professione. Il Congresso è convocato dal Consiglio Nazionale Forense almeno ogni 3 anni. La sua istituzione è riconosciuta con legge dallo Stato e fonda la legittimazione democratica delle scelte dell'avvocatura ivi rappresentata. È infatti previsto dall'articolo 39 della legge 247 del 2012.